Benvenuti a una nuova puntata di Fantasie Artigianali. Siamo a Rocca d'Aspide con il signor Franco Grippo, un artigiano di Rocca, che ci presenterà oggi la lavorazione dei presepi natalizi. Buongiorno. Buongiorno. Spiegateci un poco i materiali e come costruite i vostri presepi. Ma questo, i materiali sono tutti, le montagne, quelle scure, sono tutti tozzetti di oliva secca. Poi l'idea dei paesaggi, tutte le casette fatte in pietre, pietra locale di Rocca d'Aspide, siccome c'è una cava di pietra, ci sfruttiamo pure vicino ai casette. Sono d'accordo con voi. Insomma, poi quando mai che incomincio a lavorare mi viene l'idea del paesaggio. E così io sono 15 anni che faccio qui questo mestiere, mi diletto a fare i presepi. Come possiamo vedere, nel vostro presepe avete messo il castello. Sì, come simbolo di Rocca d'Aspide. Ho messo il castello di Rocca d'Aspide e il convento che esiste pure a Rocca d'Aspide. Poi per il resto tutte quante le casette sono costruite con il cartone. Però con la tecnica. Qua, queste casette sono tutte casette vere che io col camion, quando vado fuori nei paesini, mi faccio tutti i disegni delle casette e le riporto tutte nel presepio. Casette vecchie. Perfetto, cioè in realtà voi riproponete nel presepe ciò che si vede, il paesaggio vero, diciamo. Queste casette sono costruite in cartone e poi sono completamente ricoperte dalle pietre, quindi pietra per pietra. Sì. Di tegoline vere che le compro a Napoli e le metto qua. Quindi terracotta. Terracotta, sì. Poi come altri materiali abbiamo il muschio vero. Il muschio vero. Pezzetti di legno per fare la staccionata. Le scaline pure li ho fatti in legno, cocomuretti in pietra, insomma ci adattiamo a fare qualcosa naturale più che altro. Sì, perché in effetti poi è comunque basato tutto su pezzetti di legno di oliva, mi pare che avete detto. Poi abbiamo i giochi d'acqua. I giochi d'acqua, una piccola vaschetta di cui poi ho ripreso l'acqua stessa da questa qua e l'ho portata alla fontanina là che corre. Ci ho messo delle signore là che vanno a prendere l'acqua. Insomma, come mi viene l'idea, c'è quello signore che vende i meloni a fette, pure ho riuscito a fare delle fette di melone. Sì. Poi abbiamo anche il pozzo. Il pozzo lo stesso rivestito in vetro e poi qualcosa artigianato, tipo il falegname, il calzolaio. Abbiamo anche un allestimento lì di, mi sembra, formaggi e prosciutti, sì, giusto? Formaggi, prosciutti, salsicce. Il pizzaiolo. Pizzaioli, il forno. Il falegname con la pialla là sì, sopra. Sì, 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 c'è. Il pastore. I pastori sono... Se il pastore è qua con le pecorelle, insomma. Poi abbiamo il, direi, il fabbro, il fabbro, sì, perché lì possiamo vedere delle... Io l'ho fatto tutto io. Gli arnesi della campagna, in effetti. Il finago. Per arrostare la carne è in piccolo. Questa è bella. Ci sono riuscito. Questa è bella, la gratiglia. Sì, la gratiglia, sì. Questa è bella. Ci sono riuscito. Bene, poi vediamo un poco più nel particolare cosa abbiamo ancora. Abbiamo questo qua, il signore con le botti. Con le botte di vino, sì, porta Gesù a capanna. Porta il vino. Il vino. Bene, giriamo da qua. Allora, bene, qua abbiamo il contadino. La contadina. Sì, la contadina. Questo signore qua invece? Questo qua è il calzolaio. È il calzolaio. E questa è la signora per prendere acqua. Poi invece qua abbiamo... Cos'è questo qua? Questo vende le castagne, ma le castagne non ce ne stanno perché... Facevano le castagne sulla... Sì, le castagne sulla brace, sì. Perfetto. E poi andiamo alla capanna, dove va bene, vediamo comunque la natività
la Natività, quindi San Giuseppe, la Madonna, il bue e l'asinello. Il signor Franco, oltre a quel presepe che abbiamo appena visto, ha anche altri presepi in esposizione al Gran Caffè, un bar qua di Rocca d'Aspide. Invece adesso, in questo momento, ci troviamo nel suo laboratorio dove crea tutto. Qua in questo momento possiamo vedere il castello Filomarino, cioè il castello di Rocca d'Aspide. Sì, questo è il castello di Rocca d'Aspide, ma quello che avete visto in piazza è più grande perché ci manca un pezzo. È ancora in costruzione, diciamo così, sì. Completamente riportato in miniatura da quello che è la realtà. Poi sotto qua possiamo vedere l'aspide, cioè il simbolo proprio di Rocca d'Aspide. Il signor Franco ha fatto anche l'Italia in miniatura, sempre riprodotta con pietre della zona. Della zona, sì, pietre locali, dello scanno. Poi invece a questa parte qua vediamo un nuovo presepe, un poco più piccolo di quello di prima, sempre realizzato con casette fatte in cartone e poi ricoperte di pietre. In questo presepe vediamo sempre i materiali con cui realizzate le vostre opere. Sono sempre pezzetti di olivo, sì, di castagno, olivo, muschio vero, pietre. E le tegoline che, come avete detto anche voi, prendete nella zona di Napoli, quindi terracotta. Terracotta, sì. Ma questo qua poi è più piccolo dell'altro che abbiamo visto, però passati gli anni riesco a portarlo alla stessa dimensione. Sì, perché giustamente il tempo che voi impiegate... Ma io poi un'ora alla sera ci lavoro, non è che... Il tempo impiegato è decisamente tanto, come tutto quanto l'artigianato, sì. Poi del resto. In questo momento vediamo, sempre nel laboratorio del signor Franco, un altro tipo di presepe realizzato solamente con una corteccia di castagno, trovata sempre in montagna nelle vostre zone, e pulita, lavorata alla meglio, diciamo, interamente. Com'era così? Com'era, l'avete... Sì, ho fatto solo qualche piccolo ritocco, però è proprio naturale. Quindi un presepio più semplice, direi così, però artigianale sempre comunque, dove avete messo solamente un poco di muschio, qualche pietra e la Natività. Sì, poi ci ho messo alla scura per spaccare le pietre, il legno. E insomma, questo serve solo se qualche famiglia vuole solo la grotta, la capanna, che c'ha poco spazio, mettendoci qualche altro pastorello vicino, diventa un presepe. Certamente, ma è bellissimo anche questo, indubbiamente. Vi ricordo che le opere del signor Francesco Grippo saranno in mostra a Capaccio Scalo dal 20 al 23 dicembre, quindi in occasione delle feste natalizie. Lì potrete ammirare tutti quanti le sue, la sua arte. E con questo chiudiamo la puntata di Fantasie Artigianali. Alla prossima, grazie. Vi ringrazio a voi che avete fatto il servizio. Ci vediamo a Capaccio il 20 al 23. Grazie.